tocca nero e gioca e collega queste a queste altre. Questa sembra più promettente. Vediamo. Solo che nero potrebbe resistere così. Poi bianco lo insegue. Diciamo invece che nero cattura subito. Il bianco potrebbe... Ah, no. Il bianco viene prima qua, perché se nero collega l'attacco. Su questa c'è di nuovo la stessa forma di prima. Quindi questa legge ancora non va bene. Questa sembra più promettente anche perché è il tema della serata, per cui senza pensarci. Che i vasi prima per la lezione, per la prima lezione. Ah, giustamente, però non funziona. Perfetto. Come se la cava nera? Se ne rotaglia, però questo è il tema della serata, per cui sarà giusta. Questa sembra buona, questa abbiamo visto che non funziona perché Atari ancora Atari andiamo, scartiamo. Questa no perché mi metti in Atari. Questa no perché questa abbiamo visto che non funziona. Questa abbiamo visto che non funziona. Dobbiamo vedere questi due. Perché così anche qualsiasi cosa più lontano non funzionerà. Questa. Però direi che questo che cattura da Atari alle 4 è sente. Così e finisce di nuovo. Non resta che vedere questa. Cosa potrebbe fare il bianco? Allora, una cosa così, no. E collego. Potrei giocare qua, ma c'è Atari. Buttarsi in mezzo non serve perché vengo catturato da tutte e due le pietre. Così. E vi vado a posto. Per cui su questa la soluzione è questa. Anche se data di così. C'è questa però. Nero, bianco, nero.
snapback. C'è però un'altra mossa che puoi fare in bianco. Che è questa. C'è... No. Non posso fare questo. Nero gioca e collega. Nero gioca qui. Bianco scende qua. Cosa fa nero? Contro una e non c'è niente da fare, però l'idea di questo taglio comunque è promettente perché abbatte la libertà, solo che bisogna giocare solo dopo, prima qui. Se adesso bianco gioca qui, nero gli toglie questa libertà, bianco non può venire a barattare, piuttosto che toglie questa, è lo stesso. È un caso questo in cui tutte le libertà sono uguali, come d'altra parte capita spesso nelle gare di cattura alla fine. Chi ha più libertà? Ed è un caso in cui conta l'ordine delle mosse, perché se inizio a scambiare questo per questo ho tolto una libertà a tutte queste pietre nere, ma non ne ho tolte a queste bianche. Scusate, la situazione è questa. Libertà di bianco sono quelle esterne, 1, 2, 3, 4. Però questa è una libertà un po' particolare, perché diciamo bianco che non può farsi tagliare, la deve perdere, per cui di fatto è un po' come se non esistesse. Quindi quelle vere sono 1, 2 e 3. Se faccio così, a bianco ne rimangono 2 di vere. Se faccio così, gliene rimangono, dopo che ha collegato, gliene rimangono sempre 3. Per queste nere, che prima ne avevano 3 anche loro, in cui però una sola esterna, se ne hai, adesso vanno indietro ulteriormente. Per cui, prima di qua, bianco blocca, altrimenti nero scappa, collega sotto ed è finito. E adesso ne lo gioca questa. Allora, se bianco gioca qui, è inutile, viene catturato. Per cui quello che può fare bianco è fare un compromesso. Lascia un pezzo e scappa con l'altro. Da questo tari. Se nero collega, bianco deve catturare tutte. Nero da tari di qua, se bianco collega va in attari, il nero catturerebbe tutto quanto, e allora succede che bianco collega e nero cattura. Per cui rispetto al tema della serata, nero ha giocato originariamente questa mossa per collegare, ma poi l'ha lasciata per poter collegare dall'altra parte. Incidentalmente bianco finisce gote, perché se non fa nulla nero gioca qui e gliele prende tutte. Quindi per cui probabilmente bianco gioca lì. Incidentalmente, tra giocare prima qui e giocare qua, è meglio giocare qui. Perché casomai poi
nero, ti giochi questa. Se te la gioca subito, però sì, magari puoi contare che questi sono 8 punti e può darsi che ci sia una mossa più grossa da un'altra parte. Se hai giocato qui e nero ti gioca questa, adesso conti che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 punti più questi che vai a perdere, magari, quindi diventano 15, e trovare una mossa più grande da un'altra parte sarà sicuramente più difficile. Ce ne saranno magari, però da 8 a 15 c'è una bella differenza. Non solo. Magari Nero fa questo ragionamento, anche lui dice io gioco qua, ma lui mi risponde forse no, per cui Nero va a giocare da un'altra parte e poi magari in futuro giocherà questa come magari una minaccia co. Adesso gli stai dando una minaccia co da 8 punti, se avessi giocato qua gli daresti una minaccia co da 15. Per cui diciamo che se proprio devi collegare, che non sei neanche obbligato, cioè perché come che dire, io gioco da un'altra parte, poi gioca qua e vabbè, queste le ha catturate. 8 punti, però io ho giocato qualcosa di più grosso. Però se proprio devi andare a connettere, prima connetti qui, che è quella che ti procurerà un danno futuro minore, casomai dovessi cambiare idea.